concentrarci su che cosa? Al di là dell'autoreferenzialità, dove i fotografi parlano fra loro, discutono fra loro, si premiano fra loro, insegnano fra loro, al di là di questa autoreferenzialità, dicevo, vediamo cosa c'è all'esterno che ha da dire alla nostra parrocchietta. Iniziare con Luca mi sembra una bella cosa, perché Luca ha da dire al mondo intero e a maggior ragione, vabbè, e a maggior ragione lo fai. Il messaggio di speranza, ripeto, è: oggi è ancora più semplice, perché adesso le tecnologie digitali, finalmente la pellicola se n'è andata in pensione. Questo so che farà inorridire molti fotografi romantici e generalmente fa inorridire anche i giovani. La pellicola è un'invenzione dell'Ottocento, ora che vada in pensione è andata finalmente in pensione. Abbiamo adesso tra le mani uno strumento molto più versatile che il digitale, l'immagine digitale. Credetemi, molto più elastica e molto più duttile, molto più realistica e molto più semplice e molto più innovativa dal punto di vista cinematografico. Io non ho, come avete capito, nessun rimpianto per la pellicola. Come dire, questo percorso che vorrei definire di riappropriazione della semplicità e della realtà, che non vuol dire assolutamente, per quanto mi riguarda, limitazione delle possibilità espressive, anzi, la realtà è piena di sorprendenti e continue sorprese. Non è fare del cinema realistico o delle luci realistiche non significa fare delle luci sempre uguali. Poi, anzi, se ci pensate, tutti quei proiettori diretti che arrivano a colpire gli attori che sono magari posizionati in un angoletto della stanza, ma quando mai succede nella vita? Cioè, se siamo vicino a una finestra abbiamo un raggio di sole, se siamo lontani non ce l'avremo mai, avremo una diffusina. Quindi l'idea che questo lavoro sia totalmente da reinventare apre una strada piuttosto interessante per i giovani che vogliono fare questo lavoro, nel senso che ancora più di prima, ancora meno di me, avrete a che fare con dei conti con un passato opprimente, perché quella tradizione del cinema italiano era una vera oppressione, nel senso era quell'estetismo assolutamente non realistico, a parte alcuni pregevoli casi come Le mani sulla città di Gianni Di Venanzo, per esempio, che rimane ovviamente un film fotograficamente colossale dal punto di vista del realismo e anche dell'interpretazione. Tendenzialmente tutte quelle finte luci che il cinema italiano ci ha, e mondiale ci ha propinato, sono oggi dimenticate e dimenticabili. E poi cosa insegna la mia assurda e improbabile esperienza? Insegna che, come vi dicevo prima, il cinema non è un lavoro per persone solitarie, nel senso che il cinema si fa collettivamente, e quindi insegna il fatto che bisogna, chi di voi vuole fare questo lavoro dovrebbe cercare intorno a sé dei gruppi di persone, degli amici che lo vogliono fare. E questo perché creare un gruppo di lavoro, creare un gruppo di persone appassionate, dividersi i ruoli, dividersi i compiti, è quello che permette e apre delle possibilità assolutamente non previste e non convenzionali di utilizzo dell'immagine e della luce. Questa bajur io dove la metto nell'inquadratura, al di là delle funzioni luminose rispetto ai volti degli attori? Se io la inquadro totalmente, se la metto al centro dell'inquadratura, se la metto a lato dell'inquadratura, se ne taglio metà o se ne tengo in campo solo un terzo, ecco, io faccio un'operazione che non è solo di inquadratura, è un'operazione anche fotografica. E quindi io non riesco a pensare che di poter demandare a un'altra persona diversa da me, con cui entrerei continuamente in conflitto, io entro in conflitto con me stesso, ma è un altro discorso, e non potrei demandare a un operatore di macchina la composizione delle immagini, perché sono convinto che è un'operazione fotografica ed è oltretutto l'operazione più significativa, molto più della luce, nel racconto cinematografico. Però, per esempio, non avere l'operatore di macchina è molto, molto mal visto nel cinema tradizionale. Pazienza. Ma insomma, è un problema, è un,
un paese per vecchi, non c'è niente da fare, insomma. Questo, e quindi però questo è un problema che in Italia si sente un po' di più, però io penso che ci sono tutti gli elementi per scardinare questo problemino, e non sono strumenti semplicemente legali o parlamentari, sono semplicemente il fatto che dobbiamo e dobbiamo, nel senso che mi sono messo fra i giovani, scusate, però dovete cercare di far vincere un'estetica nuova e un modo nuovo di raccontare per immagini. Questo, fotografi, cinematografi e bla bla bla, insomma. Faccio un altro esempio per farvi capire cosa vuol dire conservatorismo, no? Quando prima vi ho parlato di questo HDR, no? Che è questa doppia esposizione, che secondo me è un'esperienza nuova, totalmente nuova, mai, questa cosa c'è per il cinema da circa 4 anni, no? Io subito appena me l'hanno raccontato nei rental dove mi rivolgo per affittare le macchine, mi dicono: ma lo sai che c'è questa cosa? E ho detto: ah sì, è interessante, come funziona? Che tu fai questa inquadratura e poi contemporaneamente la macchina ne fa un'altra più scura di quanto tu vuoi, e poi le mischi insieme. Dico: ah, interessante, proviamola. E subito l'ho provata in un film. Allora, io sono 4 anni che lo faccio, sapete che non lo fa nessuno? Cioè io sono sconvolto, dico: ma come mai? Perché no? Lo sanno che c'è, ma perché non lo usano? E io non capisco. Ecco, questo è la mentalità conservativa. Perché forse non lo fanno? Perché forse così pensano che, riaffermando il fatto che ancora di più, come prima, bisogna usare tutta quella quantità di luci e tutta quella quantità di mezzi, affermano un potere, come dire, privatistico e di casta della propria conoscenza di mettere le luci. Però lo faccio io, nel senso che metto un filtro giallo del bianco e nero, è la follia, beata ingenuità, filtro giallo del bianco e nero, quello che mi serviva per il bianco e nero, molto leggero, lo utilizzo sulla pellicola a colori, così diamo questo tono giallo. Ho fatto dei test e mi sembrava che questo giallo era interessante perché lavorava solamente sulle alte luci e non rendeva gialli i neri. Allora faccio questi test e li porto al laboratorio romano, dove vigeva questo famoso, che era lo stampatore di quello con la sciarpetta. E questo qua dice: ma che cosa è? Perché devi fare questo video? Qua dice: ma che cosa sta facendo? Ma perché non si mette questo film del bianco e nero sul colore? Insomma, questo ha chiamato la produzione. Io c'avevo anche allora i miei 28 anni, 30 forse, non mi ricordo. Comunque ero giovane. Ha chiamato la produzione e ha detto: ma chi avete preso? Questo mette il filtro del bianco e nero sul colore. Ecco, il regista si è fidato e ci è piaciuto molto, tutto qua. Però bisogna combattere contro questi conservatorismi, questi stilemi, cioè bisogna veramente infrangere, c'è una serie di convenzioni insopportabili. Mi hai detto che ti dovevo avvertire quando fosse stata quest'ora? Ti sto avvertendo. È ora, basta. Non si può sentir parlare troppo, diventa il dibattito della corazzata Potemkin. Basta così. Grazie.